Benvenuti al webinar Xirnus. Come sapete, questa gamma di prodotti è entrata da pochi mesi a far parte della famiglia di prodotti Cambium Network. Oggi, Luca Vecchiolini ci presenterà la soluzione Xirnus. Vi lascio quindi nelle sue mani. Vi chiedo solamente magari di darci un feedback in chat. Quindi indicateci se mi sentite correttamente, se le slide sono visibili. E vi ricordo che al termine intanto raccogliamo tutte le vostre domande che potete digitare nella cartella e a cui Luca risponderà al webinar. Luca, sei pronto? Ci sei? Ok, io ci sono pronto. Mi sentite? Vediamo se sulla chat qualcuno mi conferma. Ne bastano un paio. Allora, per il momento non vedo nulla. Vedete le mie slide? Vediamo se qualcuno mi può dare un segno, vediamo. Mi sentite? Allora, non capisco se mi state sentendo. Vediamo. Vediamo se qualcuno mi risponde. Non riesco a capire. Ok, perfetto. Allora, non dal... grazie Stefano che attraverso WhatsApp mi ha scritto. Mi sentite? A quanto pare mi sentite bene. Allora io comincerei. Buongiorno a tutti, grazie per partecipare a questo webinar. Quindi questa situazione un po' particolare, però vabbè, i webinar si fanno anche in situazioni normali, diciamo così. Bene, oggi quindi sono Luca Vecchiolini, Business Developer in ICOM per quanto riguarda tutta l'area networking e in particolar modo per la parte wireless e wifi in questo particolare frangente. Quindi oggi vi parlerò dell'acquisizione da parte di Cambium Network di Xirrus e di conseguenza quindi tutte le novità che entrano a far parte proprio del portfolio tecnologico appunto di Cambio Network, quindi andando ad espandere quelle che sono le opportunità che cerchiamo tutti insieme di portarci a casa, andando ad abbracciare, quindi a servire magari degli scenari o comunque dei verticali di riferimento che magari con Cambium fino a ieri, ecco, diciamo così, non abbiamo potuto. Vediamo un attimino di riuscire anche a cambiare le slide, possibilmente. Ok, allora passiamo alla slide successiva. Cambium acquisisce Xirrus, magari è una notizia che non è una novità per tutti, infatti proprio per questo oggi siamo a spiegare questo. Quindi Cambium acquisisce Xirrus, che è un'azienda americana sempre, quindi acquisisce tutto il portafoglio di prodotti, quindi di hardware, di software, quindi con le varie. Poi vedremo, quindi dall'annuncio al close che è avvenuto l'agosto 2019 e come dicevo include tutto l'intero portfolio di soluzioni Wi-Fi, quindi con tutta una serie di access point di un certo tipo e
anche i servizi, i vari servizi in cloud a supporto, in cloud piuttosto anche installabili su macchine virtuali, chiaramente con tutta una serie di feature che ci permettono quindi di supportare la grande potenza espressa proprio attraverso gli access point della gamma Xeros. Quindi i motivi e la strategia dell'investimento in Cambium proprio sono tra diversi altri a crescere il business di Cambium Enterprise, quindi Enterprise Wi-Fi, con Xeros, che è appunto un brand riconosciuto da oltre 8.000 clienti nel mondo e grazie quindi a una ampia base di installazioni che evidentemente sono installazioni per la maggior parte esistenti negli Stati Uniti, quindi dove magari le coperture rispetto al mercato italiano sono molte, molto più ampie, vista la presenza di grandi campus universitari, centri commerciali, quindi in realtà dove il numero dei client che si vanno a connettere alle reti sono veramente dei numeri molto molto importanti e quindi devono essere supportati da dispositivi con certe prestazioni e quindi anche qua in Italia, insomma da noi diciamo in Europa, l'intenzione è quella quindi di andare ad espandersi in chiave verticali, quindi negli scenari, come dicevo prima, dell'istruzione, magari della vendita al dettaglio di enormi spazi pubblici, delle meeting room, palazzetti dello sport, insomma in tutti quei vertical dove diventa molto importante l'accesso di un numero elevato, io direi anche elevatissimo, di client e di conseguenza anche la possibilità di poterli gestire, portare a bordo della rete Wi-Fi con un'estrema sicurezza e quindi magari andando a disciplinare quello che è appunto l'accesso alla rete e poi con delle regole precise che si devono andare a gestire magari attraverso delle piattaforme che nascono e vivono quindi nel nostro network proprio per fare questo tipo di mestiere. Chiaramente tutto questo va a valorizzare l'intero portfolio di Cambium con una soluzione che a questo punto diventa veramente molto completa fino ad andare ad abbracciare quelli che sono gli scenari diciamo così di fascia alta, quindi attraverso applicazioni e servizi per soddisfare qualsiasi tipo di mercato, dalla small medium business fino a un mercato veramente molto enterprise. Attraverso che cosa? Una serie di dispositivi e una piattaforma di gestione degli stessi dispositivi con funzionalità molto, molto avanzate, quindi con dei moduli che poi vedremo nel dettaglio, tipo l'Easy Pass per poter gestire l'accesso alle nostre reti degli utenti ospiti, degli utenti di tipo, quindi dando anche la possibilità al BioID di gestire al meglio anche l'utilizzo di dispositivi personali che magari vengono portati all'interno delle reti che poi devono essere gestite in maniera enterprise, quindi con una certa sicurezza e la possibilità quindi di fare un onboarding molto sicuro di tutti gli apparati. Le soluzioni ad alta densità, quindi la gestione delle soluzioni ad alta e altissima densità attraverso delle radio, diciamo così, un po' particolari magari rispetto a ciò che abbiamo conosciuto finora con i tradizionali brand che conosciamo, quindi utilizzando quindi una tecnologia di radio che viene definita proprio software defined e quindi con la possibilità di offrire una maggiore connettività e un certo grado di prestazione sicuramente molto elevato. E poi entriamo nel dettaglio anche di questo termine, no? Che quindi è il software defined. Allora, una delle prime immagini, allora io conosco Xeros, probabilmente anche molti di voi o alcuni di voi, per diciamo una tecnologia particolare che è sempre stata diciamo degli hardware di Xeros, quindi attraverso gli access point di Xeros che sono composti proprio da una composizione di antenne interne, quindi dove andando a guardare dentro gli access point
quindi vedremo che gli access point di Xirrus hanno un hardware che risulta veramente piuttosto particolare, quindi partendo da apparati con due radio piuttosto che quattro radio a bordo, piuttosto che con 8 radio a bordo, piuttosto che con 16 radio a bordo. È chiaro che apparati di questo genere a questo punto ci consentono di pensare all'hardware proprio in una maniera magari un po' diversa da come siamo abituati a vedere con i prodotti più tradizionali, partendo da quelli di fascia veramente molto alta, ma anche pensando soprattutto poi agli apparati, quelli che utilizziamo diciamo così anche quotidianamente. Quindi già per quello che riguarda l'hardware, così semplicemente con queste tre immagini capiamo che stiamo parlando di oggetti di un certo tipo, quindi con un'architettura proprio diciamo così costruttiva di hardware che è diversa rispetto a quello che abbiamo conosciuto magari fino ad oggi. Dove sta la forza di questi oggetti? Vabbè, innanzitutto, questa è una cosa che detta così adesso può sembrare banale, quindi sono chiaramente degli apparati che possono lavorare a 2,4 GHz, quindi sono dual band, ma poi vedremo nel dettaglio come lavorano su queste due frequenze, utilizzando, e poi vedremo che ci saranno anche le novità, i protocolli più comuni, diciamo standard fino ad oggi, quindi dalla A, il G, l'N, la C, e quindi chiaramente tutto su Wave 2 come minimo. La possibilità di gestire fino a 4 radio poi con gli apparati che vedremo oggi, perché gli apparati a 16 radio avevano senso fino a qualche tempo fa, quando i protocolli e gli standard non erano così evoluti, cioè quando non c'era la C per intenderci, fino ad arrivare a quella che poi vi dirò più avanti, il nuovo standard AX. E quindi oggi possiamo sfruttare degli apparati che arrivano fino a 4 radio e gestiti appunto attraverso i software defined radio, e poi vedremo in che cosa consiste questo tipo di definizione o comunque di tecnologia. Gli apparati sono molto performanti e ci possono fornire un bandwidth fino a 13,8 gigabit per secondo, che non sono, voglio dire, per niente usuali, diciamo, in questo momento. Quindi se si parla solitamente di larghezza di banda, di disponibilità di banda assolutamente inferiore rispetto ai 13,8 giga. La possibilità di avere apparati con fino a un massimo di 16 antenne interne, quindi anche in questo caso apparati di un certo tipo, ma soprattutto con apparati di questo genere la possibilità di andare a gestire fino a 1000 client per ogni singolo access point. Quindi qua capiamo che gli oggetti sono veramente molto potenti, quindi come hardware, e chiaramente devono essere collocati laddove veramente servono, quindi a partire anche dall'access point più piccolino, ma la caratteristica che li accomuna è sicuramente quello di poter gestire un altissimo numero di client, e quindi devono essere pensati e messi in progetti dove esiste la necessità di far veramente accedere un numero molto, molto elevato di client contemporaneamente. Quindi questi sono un po', sono anche pochi, poi ne vedremo degli altri, i punti di forza dell'hardware. Fra le prime cose che vi voglio far notare, una è questa sicuramente, quindi mettere un attimino a confronto quelle che sono le architetture Wi-Fi oggi sono diverse le architetture, chiaramente, quindi partendo dalla sinistra, conosciamo sicuramente attraverso magari dei brand piuttosto noti, quindi come Cisco, Aruba, Rucus, un'architettura di tipo centralizzata, dove l'intelligenza viene affidata, demandata e residente su un appliance solitamente, e poi magari c'è la possibilità, anzi magari c'è sicuramente la possibilità di andare a gestire quindi le configurazioni piuttosto che tutte le regole d'accesso, gestire tutta quanta la rete attraverso il cloud con dei software di management, quindi o in cloud o su delle macchine virtuali magari in locale, ma di fatto l'architettura di questo
demanda l'intelligenza ad un appliance tipicamente, nella quale poi si possono aggiungere moduli per poter andare a gestire delle feature piuttosto mirate per ogni tipo di utilizzo che se ne deve fare. La seconda soluzione è quella che viene utilizzata da Meraki, per esempio, quindi è tutto in cloud, compresa l'intelligenza. Uno svantaggio, se così possiamo chiamarlo, in questo caso, è che, come sempre, sul cloud si devono pagare delle subscription, quindi delle fee annuali, quindi periodiche, per poter usufruire dei servizi in cloud. Ecco che in questo caso, in questo tipo di architettura, essendo tutta l'intelligenza proprio demandata al cloud, se dovessimo smettere di pagare le fee per poter continuare a utilizzare il cloud, andremmo a perdere proprio tutte le nostre funzionalità, perché l'intelligenza è proprio demandata al cloud, mentre gli access point rimangono, diciamo così, gestiti dal cloud finché proprio andiamo a pagare queste fee. Una rete di questo genere rimane frizzata, quindi continuerà a funzionare chiaramente, ma tutte le regole, quindi tutta la parte di maintenance piuttosto che azioni, automatismi che sono demandate dal cloud, noi le andiamo a perdere nel momento in cui non andremo più a pagare appunto le subscription o comunque le fee annuali. Per quanto riguarda invece l'architettura di Xerus, ecco, in questo caso l'intelligenza è residente su access point. Noi dal cloud abbiamo la possibilità, o quindi su una macchina virtuale, abbiamo la possibilità di controllare tutti i nostri access point, di andare a configurare tutte le regole d'accesso, però tutto questo viene comunque, quindi queste politiche d'accesso, piuttosto che le nostre regole che andiamo a creare anche di firewalling, verranno spedite tutte quante su a bordo degli access point, che in maniera gestiranno, diciamo, gli effetti di tutte le configurazioni che noi andremo a fare. Quindi l'intelligenza a questo punto è distribuita su tutti gli access point in maniera identica, quindi tutti gli access point sono uguali, tutti hanno all'interno le feature fino a layer 7 e vengono controllati attraverso il cloud o attraverso la piattaforma di management XMS si chiama nel nostro caso, installata magari su una macchina virtuale. Se dovessimo perdere il cloud, dovessimo perdere la macchina virtuale, comunque la rete, una volta acquisite, diciamo, le policy che sono state date durante le configurazioni, quindi in maniera molto semplice. Software Defined Radio. Che cosa intendiamo per questo? Allora, siamo abituati ad utilizzare radio, perché ormai utilizziamo, sono tutti access point a doppia radio, dove solitamente una radio è a 2 giga 4 e la seconda radio è una radio a 5 GHz. Questo ci permette, e questo avviene ancora, ci permette di poter in qualche modo distribuire per gli access point, quelli più capaci, più o meno bene, di distribuire i client a 2 giga 4 piuttosto che a 5 giga, con diversi, diciamo, algoritmi, ecco, diciamo così. Però per tutta la vita i nostri access point con la doppia radio, ma anche fossero a tre radio, per tutta la vita la radio 2 giga 4 rimarrà 2 giga 4, la radio 5 giga rimarrà 5 giga. In questo caso invece con Xerus, attraverso il software, noi abbiamo la possibilità di accendere, diciamo così, o di scegliere su quale banda utilizzare le due o le quattro radio che sono a bordo degli access point, e magari in maniera dinamica far scegliere, diciamo, agli apparati, quindi all'intelligenza che sta a bordo degli apparati,
Matics, come configurare le radio 2 giga, 4, 5 giga a seconda delle necessità. E quindi può succedere, ed è quello che succede, che durante il loro servizio in area gli access point ad un certo punto, basandosi sulla disposizione dei vari client, sulla tipologia dei client, sulla densità dei client, gli access point possono decidere di far cambiare solo la frequenza, quindi la banda delle radio, e quindi a seconda necessità, ma poi vedremo che legato, diciamo, a questo meccanismo ci possono essere anche delle altre caratteristiche che andranno a cambiare nel tempo per poter rendere la rete molto più performante e molto più efficace. Questo avviene e avveniva anche su apparati con più radio. E quindi immaginiamoci una situazione di questo genere, dove le mie radio, quindi 8 radio in questo caso, potevano irradiare su frequenze di un certo tipo a seconda della necessità e dislocazione dei client su una superficie. Immaginiamoci una superficie molto, molto, molto ampia, no? Tipo un padiglione fieristico, per esempio, e il movimento dei vari client poteva costringere, diciamo, gli access point a dover cambiare la loro configurazione, e quindi gli apparati e le radio in maniera dinamica si vanno ad adattare a quello che è il reale scenario che si vanno a ritrovare al di sotto, diciamo così, di connettività. Poi vedremo che non è solamente una questione di cambiare canale, perché sarebbe banale, ma nelle prossime slide poi ci addentriamo, magari senza entrare proprio nel tecnico, ma su alcune caratteristiche che seguono appunto questo tipo di concetto. Questo è già uno degli esempi, no? Quindi, come dicevamo prima, siamo abituati da sempre, e va bene, voglio dire, funziona ancora benissimo in situazioni particolari, che sono quelle diciamo che solitamente andiamo a gestire. Quindi i classici access point con la doppia radio, come dicevo prima, radio 2 giga e 4 e radio 5 giga, rimarranno sempre così. E quindi con i vari automatismi dati dai vari sistemi operativi, dall'intelligenza sul cloud piuttosto che sugli apparati, ancora oggi ci consentono, fortunatamente, no, rispetto ai vecchi tempi, di poter già disciplinare a un certo punto l'accesso dei client verso gli access point, facendolo in maniera un po' più banale, ok, rispetto a quello che vedremo dopo. E quindi chi può andare a 2 giga e 4 per determinate condizioni, quindi un apparato, magari un client piuttosto vecchio, non può andare a 5 giga, un vecchio sistema operativo, oppure è troppo lontano e quindi esce un po' dal campo della banda dei 5 GHz e quindi tende a collegarsi a 2 giga e 4. Ma di fatto noi avremo degli access point che rimangono statici, quindi con le loro due radio, una 2 giga e 4, una 5 giga, che non si possono mai adattare a quella che è la realtà. Quindi se noi avessimo un ambiente sovraffollato di apparati nuovi, nuovissimi, che possono lavorare nel migliore dei modi a 5 GHz, perché ci porta anche più banda, ecco che noi ci ritroveremo ad un certo punto, in determinati contesti, a sovraccaricare, se così possiamo dire, le radio 5 giga e magari avere la radio 2 giga e 4 veramente scarica, e lì saremmo costretti magari ad aggiungere degli access point o comunque a in maniera molto veloce quelli che sono i limiti proprio degli access point stessi installati, e magari addirittura di tutta la rete. Con la possibilità invece di poter definire via software lo stato delle radio, ecco che in maniera automatica gli access point si possono adattare al meglio allo scenario, quindi, che si ritrovano a dover gestire sotto. Quindi effettivamente andando a massimizzare quelle che sono le prestazioni di tutta quanta la rete, e quindi andando a distribuire i client e magari dedicando solamente alcune radio per alcuni tipi di servizi. In questa slide si vede molto bene, quindi la soluzione tradizionale sulla sinistra, che è quella che ci consente sì di suddividere magari i client, quindi quelli più veloci, quelli più lenti, ma lo andiamo a fare veramente semplicemente per le due radio, ma non solo per le due radio. Andiamo a distribuire i client anche a seconda dello standard, quindi l'N piuttosto che la C. La C è molto più performante,
ma questo su quegli access point sarà così per sempre, per tutta la vita. Con la C Express invece, quindi poi basato magari su access point 4 radio, come dicevo prima, non cambio solamente la banda di frequenza degli access point, ma ho la possibilità di disciplinare i miei client che devono accedere alla rete anche basandomi sulla differenziazione degli standard. Quindi io posso dedicare, per esempio, una radio 11N, ok, e dedicare magari delle altre radio, quindi non solo per banda, ma anche per protocollo, quindi Wave 1, piuttosto che posso selezionare una radio e farla lavorare in AC Wave 2, cose di questo genere. In questo modo io ho la possibilità veramente di disciplinare il mio traffico e assegnare la giusta radio al giusto dispositivo, che si connetterà quindi con le migliori performance, le migliori prestazioni e magari con regole d'accesso, che poi vedremo, dedicate proprio alla tipologia di client che si deve andare a connettere. Tutto questo chiaramente porta un beneficio in termine prestazionale che va ad impattare su tutta quanta la rete. Tutta questa potenza, in qualche modo, chiaramente bisogna andarla a gestire, cioè bisogna gestirla. Quindi per gestire tutta questa potenza che sta a bordo degli access point, perché tutto quello che abbiamo visto fino adesso è chiaramente a bordo, come dicevo prima, l'intelligenza è a bordo degli access point. Bene, ci sono delle piattaforme per poter gestire questo tipo di apparati. Le piattaforme possono vivere in, è la stessa piattaforma, è l'XMS, quindi che è lo Xenos Management System, che può vivere, diciamo così, sul cloud piuttosto che installato, quindi con l'XMS Enterprise, su una macchina virtuale. Quindi attraverso l'XMS Cloud praticamente non abbiamo limiti conosciuti, diciamo, di apparati, di client che si possono andare a gestire, mentre, come vedete nella tabella, attraverso una macchina virtuale, quindi l'XMS Enterprise, ci sono delle tabelle da seguire e degli hardware, chiaramente, sui quali, dei server sui quali andare a installare la piattaforma. Ma attraverso l'XMS in cloud piuttosto che Enterprise, ecco che abbiamo la possibilità quindi di disciplinare, di gestire tutte le potenzialità e le feature che sono presenti sugli access point. Quindi in maniera molto semplice, il software è chiaramente è molto completo, molto potente, bisogna farci un po' di pratica, poi magari anche fare qualche corso per poter andare a gestire proprio tutte quelle che sono le peculiarità di questo software. Il software ci permette di fare che cosa? Di avere chiaramente un controllo totale di tutta la rete, quindi attraverso delle dashboard multiple che sono totalmente personalizzate, cioè io ho la possibilità di andare a richiamare tutta una serie di dati e me li posso presentare, quindi a seconda della tipologia di utente, a seconda della tipologia di analisi che voglio andare a fare, e presentarmeli su raggruppati su dashboard diverse che mi possono rappresentare, quindi che ne so, che tipo, quanti client sono connessi, quanta banda stanno utilizzando, che tipo di applicazioni possono andare a che stanno gestendo, che stanno girando sulla rete. Una differenza, qui comincia a venire fuori qualche differenza rispetto alla soluzione CNPilot, sempre di cambio, che qualcuno di voi conosce, quindi è la soluzione Wi-Fi di Access Point che fino ad oggi, diciamo così, abbiamo conosciuto di cambio, molto potente, ancora con un sacco di cose da dire, soprattutto dove un occhio di riguardo deve essere dato anche chiaramente ai corsi, no? Quindi dove non ho bisogno di una piattaforma di questo genere, va benissimo ancora la soluzione CNPilot con la sua piattaforma di gestione CN Maestro, quindi totalmente gratuita, e ci consente ancora oggi, in maniera tra virgolette tradizionale o perlomeno differente rispetto a Xerus, di gestire reti anche piuttosto complesso, con un limite. Il limite è che sostanziale è questo, che la piattaforma CN Maestro non contiene una parte di firewalling,
Ecco che qua con XMS, ma soprattutto con i prodotti, quindi con gli Access Point Cambium, è arrivata la soluzione in casa Cambium, la soluzione di Access Point, che a bordo contiene anche tutta la parte di firewalling. Quindi per andare a gestire non solo attraverso gli automatismi, la scelta dei canali, la scelta delle potenze che lavorano un po' più a livello radio, ma anche la possibilità quindi di andare a vedere cosa passa all'interno dei pacchetti per creare poi delle regole d'accesso che poi magari nelle prossime. Quindi attraverso l'XMS abbiamo la possibilità di gestire tutto questo, quindi mappe grafiche, mappe di piano, la possibilità di identificare chi e dove è connesso in maniera molto rapida e diciamo semplice, una volta chiaramente che presa la mano. Voi trovate qua sotto un link, per il momento ricopiatelo, ma poi vi faremo avere sia le slide che della documentazione. Attraverso questo link c'è la possibilità di andare a testare, a provare proprio l'XMS, perché sul sito di Cambium Network, quindi appunto attraverso questo link, avete la possibilità di accedere ad un XMS che in maniera virtuale ha già a bordo 10 access point e voi lì potete provare ad utilizzare, a configurare proprio un XMS e vedere che cosa si può fare. Quindi potete simulare una vostra rete, ci sono già dei client connessi, è tutto in maniera virtuale, ma c'è la possibilità proprio di navigare all'interno delle pagine di configurazione e così farsi un attimino un'idea di quello che può essere, diciamo, di quello che è la piattaforma e quindi poterla proprio apprezzare e poi magari ci possiamo sentire insieme per andare a capire se è la soluzione giusta per voi, se dovete chiedere qualche consiglio, perché io sono sempre a disposizione. Sulla piattaforma XMS, poi, che quindi comprende tutta una certa pletora di funzionalità, okay, c'è la possibilità di andare poi a implementare delle funzionalità molto particolari, quindi delle funzionalità che possono essere l'Easy Pass. Allora, attenzione, l'XMS già contiene tutto quello che serve per poter gestire gli utenti in maniera anche molto 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 semplice, molto carina e anche con una certa sua grafica, ma per spingerci quindi nella gestione molto più completa, diciamo così, dei client che devono accedere alla mia rete, quindi non solo gli utenti ospite, ma anche gli utenti magari di una rete enterprise, attraverso l'Easy Pass, che è un modulo che io vado a inserire, quindi attraverso delle licenze all'XMS, ho la possibilità di espandere e funzionalità per poter gestire gli utenti che devono accedere appunto alla mia rete in maniera molto molto sicura. Esiste un command center, quindi, che è la possibilità di gestire in maniera multi-tenant una svariata, diciamo, serie di reti, l'XPS, quindi la possibilità di andare a gestire quindi su delle planimetrie il tracciamento di chi è dove è situato all'interno di una planimetria, quindi di un edificio piuttosto che di una grande struttura, quindi il tracking vero e proprio dei vari dispositivi client all'interno di planimetrie, così come le policy enforcement, quindi un sacco di funzionalità ad integrazione di quelle che sono le funzionalità già integrate nell'XMS. Adesso proviamo a vederne qualcuna magari in particolare. Per esempio, per andare a gestire i captive portal, quindi per fare l'onboarding degli utenti enterprise piuttosto che degli utenti guest, ecco che attraverso l'Easy Pass abbiamo la possibilità di andare a creare diverse tipologie, quindi di accesso appunto alla rete, e sono le tipologie d'accesso più complete possibile, quindi dalla l'autoregistrazione, quindi la self-registration, la possibilità di farsi autorizzare magari da un ambassador, viene detto, quindi farsi autorizzare magari da un utente interno dell'enterprise, quindi mi arriva un ospite, arriva una mail alla
all'utente che deve essere visitato e quindi è l'utente stesso, quindi è la persona visitata stessa che rilascia delle credenziali per poter far accedere il suo ospite e fare certe cose, quindi la possibilità di gestione di voucher piuttosto che Google Login, insomma tutta anche qua una serie di possibilità per poter gestire al meglio gli utenti, sia gli ospiti che quelli interni, facendoli autenticare, okay, con delle policy d'accesso totalmente diverse, non essere poi definite per tipo di tipologia di dispositivo, di profilo. È veramente una piattaforma molto 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 capace, e questo chiaramente poi consente di fare accedere i client con qualsiasi tipo di dispositivo abbia un browser per potersi poi autenticare, quindi veicolando anche delle immagini, filmati, cose di questo genere. Quindi piattaforma molto completa. Poi c'è il Command Center, come dicevo prima. Perché il Command Center? Perché attraverso l'XMS, quindi magari in cloud, io ho la possibilità quindi di andare a gestire che ne so, un sito, quindi ho la mia installazione, ho il mio XMS e mi vado a gestire la mia installazione. Ne posso gestire anche di più di installazioni, quindi di siti, posso fare veramente un multisite, ma l'XMS è uno solo. Quindi nel momento in cui io volessi dare magari accesso, cioè se io volessi gestire due siti, ma i due siti sono miei due clienti diversi, nel momento in cui dovrò fare accedere, vorrò dare l'accesso attraverso un XMS ad ogni mio cliente per la sua porzione, beh, io posso dare dei livelli di accesso differenti, però vedrà tutti i miei siti sotto. Okay. Quindi in questo modo io posso creare dei gruppi e quant'altro, ma faccio accedere praticamente i miei clienti alla mia piattaforma XMS. Ecco perché con il Command Center ha, diciamo, un senso. Quindi è la piattaforma centralizzata che mi consente di gestire reti molti miei clienti, quindi come vediamo fino a 1000 customer. Quindi in questo caso di fornire l'accesso ad ogni mio cliente attraverso la sua porzione, diciamo così, di XMS, attraverso il Command Center, e quindi far vedere e gestire magari in totale autonomia magari la propria rete senza vedere tutte le altre. La soluzione anche di XMS è completa, ma soprattutto è anche orientata per chi vuole dare dei servizi. Proprio da provider di servizi, quindi mi metto in casa il Command Center e ho la possibilità quindi di accentrare tutto e gestire tutto quanto io, dando magari alcune funzionalità direttamente ai miei clienti e lasciarle gestire loro, come il Captive Portal, le regole d'accesso e quant'altro, ma io sopra in alto ho la possibilità di gestire quindi tutto quanto, gli aggiornamenti di firmware, piuttosto che la modifica di configurazioni, statistiche, servizi e quant'altro, quindi lo posso fare attraverso il Command Center. Application Control. L'application control è un'altra di quelle funzionalità che non ci potevamo trovare sulla soluzione CM Pilot, proprio perché per la mancanza del firewall, e con la soluzione CM Pilot avrei dovuto, ma anche adesso dovrei mettere un firewall esterno, e va benissimo, perché in questo tipo di installazione o di richiesta, quindi quando la necessità è questa, va benissimo come soluzione. Certo che ci sono delle differenze, quindi la differenza sta proprio negli apparati. Quindi con Xirrus all'interno degli apparati, visto che dicevo che l'intelligenza, quindi la parte intelligente sta sugli apparati, beh, gli apparati come hardware sono costruiti in una maniera piuttosto particolare. E infatti all'interno, quindi, della parte elettronica ci sono dei processori che sono dedicati alla sicurezza, e quindi ogni access point ha a bordo questi processori che consentono loro di attivare le politiche di firewalling, quindi per esempio l'application control, direttamente gestite dagli apparati. Quindi oltre ad avere l'intelligenza distribuita, ogni access point ha a bordo i processori che consentono di gestire le politiche di firewalling, quindi ognuno per se stesso cooperando, okay, insieme. All'interno, quindi questi apparati hanno
e poi lo vedremo in una slide dopo, hanno anche dei sensori che sono dedicati poi per fare uno scanning in aria per andare poi a verificare perfetto funzionamento, ma soprattutto poi per andare a tenere diciamo così sotto controllo tutto ciò che avviene sull'etere per andare ad applicare poi magari dei rimedi, diciamo, per andare come si può dire, per andare a eludere magari dei tentativi di attacchi da esterno, quindi o dai client non autorizzati, piuttosto che andare a rilevare e quindi risolvere le problematiche magari di rogue API che sono stati rilevati all'interno della mia infrastruttura. Attraverso questi processori, quindi, che sono all'interno, ok, possiamo rilevare una differenza rispetto a altre tipologie di access point di altri vendor. Quindi la maggior parte dei costruttori, infatti, utilizza dei motori di intrusion detection con una tecnologia che si chiama time slicing, e quindi utilizzando le radio a bordo degli access point, altri costruttori che cosa fanno? Fanno uno scanning in aria, quindi dedicando una radio, e quindi se già noi abbiamo un access point con due radio a bordo, è chiaro che nel momento in cui io vado a utilizzare una delle due radio per fare questo tipo di mestiere, ecco, questa radio non potrà più dare il servizio ai client che dovranno connettersi. E quindi che cosa succede di solito? Che si fa una schedulazione, siccome ho la mia rete di access point e magari anche molto estesa, e quindi questi access point hanno due radio a bordo e basta, se io non voglio impegnare la radio per fare un altro tipo di mestiere, ma ho bisogno di continuare a dare servizio ai miei client che si devono connettere, e devo andare a schedulare, queste radio che in maniera diciamo così periodica mi fanno uno scanning sulla rete, quindi disconnetto sostanzialmente i client per fare questo servizio di scanning, andare a capire se ci sono dei rogue API, per vedere se ci sono interferenze, quindi permettere al sistema di cambiare canali, piuttosto che di andare a attivare delle regole per poter proteggere, diciamo così, la rete. Con Cirrus invece utilizza le radio proprio come dei sensori dedicati, quindi ogni abbiamo visto prima la parte di hardware, quindi con dei sensori che sono proprio dedicati, ogni array, si dice, di radio consente di dare veramente una sicurezza 24 ore su 24 ore per tutti i giorni della settimana, perché ognuno di queste radio dà la possibilità in maniera totalmente differente di filtrare qualsiasi tipo di traffico. L'AIR 2 e l'AIR 4, in realtà qua arriviamo fino all'AIR 7. Ogni radio quindi può essere personalizzata a seconda di dove viene installata, quindi qua dice localizzata, è una traduzione un po' così, quindi dove viene accesso totalmente diversi a seconda di dove si trovano i vari tipi di access point, okay, in maniera molto semplice. E le politiche di firewall quindi possono essere così applicate o su tutta quanta la mia rete, oppure a seconda degli SSD, quindi ogni SSD io posso regolare, posso crearmi delle regole d'accesso differenti. Una delle differenze fondamentali sta proprio qua, non so se vedete muovere il mio mouse, la cosa importante è che tutte queste regole d'accesso avvengono già a livello wireless, quindi io butto fuori, comunque non faccio connettere, non do il permesso di accedere a una rete ad un client che vuole magari cercare di crearmi un attacco, non lo faccio entrare nemmeno sulla rete, perché già a livello wifi, quindi a livello radio, questo client possibile non accede all'access point, perché è proprio l'access point che lo blocca, e quindi non vado a raggiungere l'eventuale firewall che dovesse essere a protezione sul perimetro della mia rete, in questo nel modo che poi dopo ho un'altra slide poi che vi farà vedere bene questo. La cosa importante è che poi una volta che io ho
creato le mie regole d'accesso, ho la possibilità di andare ad agire proprio attraverso l'application control, andando a filtrare veramente le varie applicazioni che io voglio far utilizzare a miei clienti piuttosto che no. Ma posso arrivare quindi a bloccare più di un migliaio di applicazioni attualmente conosciute, e chiaramente poi attraverso le subscription tutte queste applicazioni vengono sempre aggiornate. Ma non solo vado ad applicare magari a bloccare un'applicazione tipo Facebook, ma ho la possibilità di dare l'accesso magari a Facebook e non fare accedere invece a, per esempio, a quei giochi che vengono veicolati attraverso la piattaforma di Facebook. Quindi io accedo a Facebook, ma determinate funzionalità di Facebook, come per esempio questo, adesso non so quanto sia famoso qua in Italia, il Farmville, forse è una cosa un po' vecchiotta, però la possibilità di andare a bloccare, diciamo, l'app nell'app, ecco, detta così in maniera semplice. Però in questo modo ho proprio la possibilità di andare a schedulare, quindi, oltre a chi può fare che cosa, ho anche la possibilità di farlo attraverso delle schedulazioni o attraverso determinati SSD, cose di questo genere. Quindi la soluzione diventa molto completa e molto spinta per quelle reti che hanno veramente la necessità, e solitamente questo tipo di filtri vengono applicati nei campus universitari o anche nelle aziende, nei centri commerciali, laddove comunque tutto abbiamo la necessità di dover controllare esattamente tutto ciò che avviene sulla nostra rete. Questo è il concetto di prima, quindi anche qua andando a vedere delle architetture a confronto, quindi con la soluzione di Xirrus, dove l'intelligenza e quindi anche l'ispezione dei pacchetti non avviene su una macchina centralizzata, come vedete qua sulla destra, ma avviene direttamente sugli access point, proprio grazie alla loro intelligenza. E quindi questo ci permette di non impegnare la rete, ma soprattutto di non fare accedere gli eventuali utenti o access point, diciamo così, i clandestini, i rogue, consentendogli di attraversare comunque tutta la rete fino ad arrivare ad un firewall che sta a monte di tutto, perché in quel caso, cioè, perlomeno via radio, il client è già dentro la rete per raggiungere il firewall che poi applicherà le sue regole. In questo caso abbiamo la possibilità di bloccare tutto già a livello radio, tra l'altro con il vantaggio di non perdere mai le funzionalità di firewall, perché se mi si dovesse guastare un access point, io perderò solamente l'access point con le sue funzionalità, ma rimarrà sempre in piedi il resto della rete con tutte le funzionalità chiaramente di firewalling, e quindi tutti i motori DPI continueranno a funzionare, perché gli utenti che si collegheranno a quell'access point non avranno perso il firewall sostanzialmente. Anche questo come sicurezza è assolutamente una soluzione molto potente, e quindi che quando la si va a proporre rispetto a una soluzione, diciamo così, tradizionale, diciamo, ha molto da dire, quindi è un selling point molto, molto importante. Un'altra cosa molto molto importante e molto potente, e che molto spesso viene richiesta, e adesso ce l'abbiamo, quindi in casa cambio, ma attraverso Xirrus abbiamo anche questa possibilità, è l'XPS, quindi il Positioning System. È quella funzionalità, quindi attraverso un modulo aggiuntivo chiaramente, è quella, la possibilità di poter fare che cosa? Di poter tracciare i vari utenti, i vari client, i vari dispositivi all'interno di planimetrie per capire chi sono, dove sono, cosa stanno facendo e se sono degli utenti soprattutto che si sono connessi, quindi registrati nella nostra rete, ma anche no, ma anche non connessi, perché il sistema, poi vedremo, rileva non solo chi si è registrato, quindi ha avuto accesso attraverso l'SSID e si è autenticato, ma tutti i dispositivi che semplicemente hanno una scheda wireless attiva e quindi entrano per esempio nel negozio, nel centro commerciale, quindi semplicemente perché il mio iPhone ha la scheda wifi attiva viene intercettato dagli access point e viene visualizzato su una planimetria.
ok? Però pensiamo in questo dettaglio. La cosa importante da capire, che fa la differenza rispetto ad altre soluzioni, perché esistono chiaramente altre soluzioni, però Xerus, come sempre, ha una sua differenza, diciamo, rispetto al resto. La differenza è, poi alla fine è questa, cioè gli access point, quindi avendo la loro intelligenza a bordo, utilizzano anche dei protocolli particolari anche per fare roaming. In questo caso che cosa succede? Con l'utilizzo di XPS, i dati di posizionamento dei vari dispositivi client in giro, no, per la nostra infrastruttura, vengono trasmessi attraverso le radio direttamente da un access point all'altro, quindi attraverso le radio. Quindi tutti questi dati sono di posizionamento, vengono condivisi su tutti gli access point, che ne ricavano così una comunicazione già finita da passare, quindi con i dati di posizionamento già trattati, per intenderci, da passare all'XPS, che quindi in maniera molto veloce, molto più veloce rispetto a soluzioni della concorrenza, quindi in maniera molto veloce mi va a posizionare appunto su una mappa, che poi vedremo, i vari dispositivi dove sono posizionati. Mentre le soluzioni tradizionali non hanno questo motore, questo sistema a bordo, e quindi che cosa fanno? Trasmettono il dato grezzo, come vedete qua, trasmettono il dato grezzo al server di localizzazione centralizzato, il quale poi fa tutte le sue elaborazioni e restituisce il dato, okay? Per poter essere poi o visualizzato direttamente da una piattaforma software che sta a bordo di questi server, oppure attraverso le location API. Okay, che quindi vengono date in pasto poi magari ad un'applicazione esterna per poter poi utilizzare questi dati per fare, che ne so, del marketing di prossimità, piuttosto che veramente un milione di altre applicazioni. La cosa fondamentale quindi sta proprio nella differenza di architettura, che ci consente di avere una velocità di calcolo, ma soprattutto di posizionamento molto 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 più molto molto più alta, quindi è molto più veloce. Questo cosa ci permette di fare? Quindi ci permette praticamente in tempo reale, attraverso delle planimetrie caricate sull'XPS, di in pochi secondi tutti i dispositivi, sia quelli associati, come dicevo prima, sia quelli non associati e anche quelli non autorizzati, andandoli a posizionare sulle mie mappe con dei simboli che saranno diversi. Quindi dei ROG AP verranno contrassegnati in rosso, quindi c'è il classico personaggio che collega il suo access point clandestino alla rete per X motivi, ecco, questo access point viene localizzato, piuttosto che dei tablet, piuttosto che qualsiasi tipo di... Quindi vengono identificati e posizionati sulla mappa senza necessità di applicazione di terze parti, quindi direttamente sull'XMS, aggiungendo appunto il modulo XPS. Tutto questo poi, tutti i dati di posizionamento, come dicevo prima, possono essere chiaramente, una volta rilevati, possono essere esportati attraverso le API, okay? Che quindi possono poi interagire con piattaforme esterne. Ecco, questa è una soluzione quindi di tracciamento che ci viene richiesta ormai sempre più spesso, quindi centri commerciali, nelle grandi... per la gestione magari in grandi ambienti enterprise, ospedali, cose di questo genere, dove abbiamo la necessità di sapere dove si trovano i medici, dove si trovano magari i telefoni IP, dove si trovano degli apparati elettromedicali. Ecco che in questo caso abbiamo la possibilità di rispondere a tutte quelle richieste che ci vengono fatte. Adesso vi dico una novità, perché fino a in questo momento non ho parlato, se non all'inizio, del Wi-Fi 6. Quindi chiaramente il pezzo che ci mancava sta arrivando. Ho nascosto quello che sono, diciamo così, i modelli, perché li sto veramente anticipando. Il lancio ufficiale da parte di Cambio Networks non è ancora stato fatto, ma quello che posso dire è che a brevissimo, cioè gli oggetti ci sono, stiamo aspettando il lancio ufficiale, ma è bene che ve lo dica. Perché ve lo voglio dire?
perché se vi ricordate Cinemaestro era la soluzione che abbiamo conosciuto fino adesso e c'è ancora e ha il suo motivo di esserci, perché chiaramente stiamo parlando di oggetti e una tecnologia, quella Xerox, che ha dei prezzi quindi di fascia un po' più alta. Quindi noi possiamo continuare a proporre la soluzione sia in pilot, perché funziona benissimo, dove non abbiamo bisogno di queste funzionalità o di un'altissima capacità di client, allora abbiamo ancora la possibilità di utilizzare la soluzione CNPilot, che come sapete è gestita da CNMaestro, quindi in cloud, che è una soluzione totalmente gratuita. Okay? E questo ci permette chiaramente di rispondere a quelle gare capitolati, piuttosto che fare anche impiantini anche importanti, però installando semplicemente gli access point. Bene, con i CNPilot Xerus, quindi sono, questa è la novità, abbiamo la possibilità intanto di avere i nuovi apparati con lo standard Wi-Fi 6, ovvero la X. La cosa molto carina e molto accattivante è che questi oggetti, solo questi, quelli che stanno arrivando, io potrò gestirli sia con il CNMaestro, quindi con quelle che sono le limitazioni, o meglio, le funzionalità di CNMaestro gratuito. Però io in questo caso che cosa posso fare? Posso già installare degli access point AX, quindi con tutte le potenzialità e le performance AX, e posso gestire gli access point con CNMaestro in modalità gratuita, quindi farmi il mio multi SSD, la gestione quindi attraverso il Captive Portal del CNMaestro, le varie VLAN, cioè tutto quello che conosciamo già su CNMaestro lo possiamo utilizzare anche con gli access point, i nuovi access point CNPilot Xerus, e quindi utilizzare anche la X. Però nel momento in cui volessimo migrare, quindi aggiungere le funzionalità che vi ho raccontato fino adesso, lo stesso access point, quindi non devo cambiare access point, io lo posso gestire anche con la piattaforma. Quindi nel momento in cui io volessi e devo stare all'interno di un budget di spese e o magari non ho la necessità oggi di feature così evolute come quelle che vi ho raccontato, bene, io posso prevedere la mia disposizione di 5, 6, 8, 10, 20, più ce ne sono meglio è chiaramente, access point, e posso gestirli, quindi vendere solo gli access point per intenderci, e gestirli attraverso CNMaestro. Nel momento in cui volessi implementare le funzionalità, ho la possibilità quindi di migrare tutto quanto su una piattaforma XMS senza cambiare l'hardware. Okay. Questo con la tendenza poi pian piano di convergere tutto quanto su un CNMaestro che probabilmente nel tempo prenderà tutte le funzionalità di un XMS, quindi col tempo ci sarà sicuramente una convergenza, vabbè che diciamo così, che è allo studio, però probabilmente avverrà una cosa del genere. Già adesso fra le prime cose la convergenza, come vedete qua sotto, sull'XMS, ok, e come primo punto di convergenza ci sarà la possibilità di gestire i SIMMATRIX, che sono gli switch di cambio network, che in questo momento sono nati e sono sempre stati gestiti da CNMaestro. Già la parte di switch che potrà essere gestita sia su XMS sia su CNMaestro è il punto fermo che ci consentirà di creare la rete. La cosa che non si potrà probabilmente mai fare, anzi senza probabilmente, è gestire la serie E, ovvero i CNPilot, con la piattaforma XMS. Un CNPilot rimarrà un CNPilot per tutta la vita, mentre un nuovo CNPilot Xerus potrà appunto convergere o su una piattaforma CNMaestro o piuttosto che su una piattaforma XMS, quindi in maniera molto molto semplice. Allora, in questo momento il portfolio di accesso è veramente completo, quindi attraverso la serie CNPilot come l'abbiamo conosciuta fino adesso possiamo ancora, e attraverso gli switch CNMatrix abbiamo ancora la possibilità, e ce l'avremo ancora per tanto tempo, di andare a servire quelle esigenze dove non sono necessarie quelle feature molto spinte come abbiamo visto prima, quindi utilizzando access point da interno piuttosto che access point da esterno, ma chiaramente sempre con prestazioni quindi molto molto elevate.
caso io posso utilizzare tutta una serie di access point e switch e gestirli attraverso la piattaforma CNMaestro. Nel momento in cui i miei scenari applicativi dovessero avere necessità, dovessero essere questi, quindi da grandi scuole, auditorium, stadi, veramente ambienti molto grandi, abbiamo la possibilità di passare quindi attraverso Cirrus a oggetti con potenza e funzionalità che abbiamo visto fino adesso. Qua in mezzo, adesso in questa slide non ci sono, ci saranno praticamente i nuovi apparati lanciati Wi-Fi 6 che potranno essere gestiti o attraverso CNMaestro piuttosto che la piattaforma XMS in maniera molto, molto semplice. Qua è sostanzialmente un riassunto, quindi questi sono solo gli apparati di Cirrus, quindi a partire dai più piccolini, due radio, perché chiaramente anche Cirrus ha gli apparati dual radio, quindi chiamiamo così tradizionali, che quindi non hanno le radio software defined, quindi 2 giga e 4 e 5 giga, ma hanno sotto chiaramente tutte le potenzialità fino alla Layer 7, quindi con l'application control, il tracciamento, insomma, e possono essere gestiti attraverso tutte le loro funzionalità. E poi si sale, chiaramente, quindi sempre con apparati doppia radio, ma questa volta con le radio, come dicevo prima, che possono cambiare il loro stato di banda e di protocolli e quant'altro, fino ad arrivare alla massima espressione, che quindi sono gli apparati a 4 radio e anche con antenne integrate, piuttosto che apparati connettorizzati. C'è anche un apparato da esterno che non è rappresentato in questa slide, però sappiate, poi magari lo chiedete a me, c'è anche un apparato da esterno connettorizzato che consente quindi di coprire ad alta densità anche zone esterne, quindi attraverso antenne esterne. Questo è per darvi un'idea in dollari, va bene, ma di un prezzo di listino in dollari di questi oggetti, quindi questa è una slide che vi arriverà, ma soprattutto, non ve la leggo tutta, la possibilità di fare una comparazione molto veloce dei vari apparati e quindi le varie funzionalità. Una cosa che non vi ho detto, okay, però è importante, che su apparati di un certo tipo, quindi a partire dall'X2, a bordo, anche qui abbiamo già un beacon Bluetooth che ci consentirà quindi di poter fare un tracking magari degli apparati e dei dispositivi che circolano all'interno di una planimetria di una superficie fino ad arrivare quindi con l'utilizzo di beacon esterni Bluetooth e piattaforme esterne ci consentirà di fare un tracciamento dei vari utenti molto molto preciso, quindi arrivare fino al metro, quindi con una precisione al limite proprio, quindi visto che i dispositivi in Bluetooth hanno un'area di copertura che è molto molto ristretta, ecco che questi beacon Bluetooth ci vengono incontro nel momento in cui avessi la necessità di sapere esattamente, quindi al metro, dove si trovano. Il classico scenario è che ne so, il museo, quindi quando voglio sapere se un dispositivo, quindi un client, è davanti a un'opera d'arte piuttosto che un'altra, per poter poi lanciargli magari sul dispositivo stesso attraverso delle app particolari dei contenuti che magari mi vanno a raccontare la vita, la morte, i miracoli di quell'opera d'arte alla quale io sono davanti. Comunque, i dispositivi sono veramente pronti a tutto. La cosa che voglio farvi notare sono le prestazioni di tutti questi dispositivi, fino ad arrivare, come dicevo all'inizio, ai 13,8 gigabit per secondo per ogni singolo access point, quindi apparati con una potenza veramente molto molto elevata. Per finire, io riassumerei in questo modo, perché penso di avervi asciugato già abbastanza, poi dopo se avete qualche domanda la via chat, comunque rimangono tutte memorizzate, poi magari tra oggi e domani posso rispondervi anche offline, diciamo così, puntualmente uno per uno. Però in sostanza quello che abbiamo visto è veramente un mix potentissimo, quindi di hardware e di funzionalità, quindi di feature molto evolute. E quindi abbiamo imparato, concedetemi anche questa volta questo termine, abbiamo imparato ad utilizzare o ad apprendere questo, diciamo così, nuovo termine, tra virgolette, che quindi è il software defined radio,
del quale tipicamente non abbiamo mai sentito parlare, non ce ne siamo mai occupati, nessun altro vendor lo utilizza in questo momento. Quindi per poter gestire l'ultra high density, perché abbiamo visto che si possono gestire con determinati access point fino a 1000 utenti, okay? Quindi immaginiamoci veramente ambienti dove effettivamente ci sono 1000 utenti. Non facciamoci, come si può dire, illuminare la mente: se metto un 4 radio metto meno access point, perché questo è il concetto, è sbagliato. Dove metto un 4 radio è perché probabilmente ho tanti utenti da gestire, quindi poi magari di questo ne parliamo facendo magari una progettazione insieme. Vi ricordo che io posso darvi una mano sulla progettazione poi utilizzando dei tool proprio per fare questo tipo di mestiere, e quindi per questo magari vi chiedo di contattarmi se avete bisogno di un supporto per fare questo. Però, come dicevo prima, quindi riassumendo, apparati con un hardware particolare, quindi con dei sensori dedicati, quindi dei processori dedicati, di avere un software management multi-tenant, quindi il posizionamento preciso, il firewall, quindi con l'intrusion detection, l'intrusion prevention, tutto quello che serve veramente su una rete di fascia alta. Massima flessibilità, insomma, riassumendo, è veramente un mix potentissimo tra hardware e feature. E quindi parliamone. Questa è l'immagine con la quale chiudo, come fa anche Cambium, poi è un'immagine ufficiale di Cambium, quindi questo grande cervello che però ha una sua intelligenza che a questo punto non è centralizzata, ma è distribuita su access point, che attraverso una rete neurale, chiamiamola così, continua a comunicare. Quindi un access point dialoga sempre con l'altro access point, ma ognuno ragiona e applica le policy d'accesso, di sicurezza, in maniera totalmente indipendente, pur facendo parte di una rete che insieme collabora per ottenere il massimo delle performance, e tutto quindi gestito attraverso una potente piattaforma che si chiama XMS Cloud. Io penso, anzi sono sicuro di avere finito, vi ringrazio, vediamo se c'è qualche domanda in questo momento, o non sta funzionando qualcosa, o no, cioè, è possibile avere le slide? Assolutamente sì, c'è la possibilità di avere le slide, non è che c'è la possibilità, ve le mandiamo proprio. Quindi adesso penso o nel pomeriggio o comunque domani in giornata a tutti i partecipanti saranno mandate le slide. Eventualmente, se bene, vedo tutto chiaro, sono contento, il grande Luca mi fa molto. Comunque, se avete qualche domanda, scrivetela pure. Qua vi ho lasciato la mia mail, mandatemi le domande, chiamatemi, insomma, coinvolgetemi, perché io non vedo l'ora di cominciare ad avere qualche problema con questi apparati per poterlo risolvere. E di avere soprattutto delle grandi soddisfazioni, perché io li ho provati, li ho, e effettivamente tanta potenza da dover gestire. Benissimo, dai, non vi lascio al vostro tempo più o meno visto i tempi, vi ringrazio e ci sentiamo al prossimo webinar. Grazie mille. Ciao Luca. Ciao. E vedo un paio di domande. Non so se vuoi risponderle in diretta oppure le risponderà nei prossimi giorni. Ma anch'io, allora fammi vedere. Vedo una alla volta e non vedo lo storico delle domande. Per quello che faccio fatica, non capisco perché. Ora una domanda. Xirrus sono alimentati via PoE? Allora sì, allora brava, fai tu da. Sì, sì, allora tutti gli apparati sono alimentati PoE, all'alimentazione a 60 watt, ok? Quindi come PoE. Teniamo conto che gli apparati a 4 radio, avendo 4 radio a bordo, intanto hanno due porte che
giga, ma sono due porte da 2 giga e mezzo. Okay? Per poter supportare i famosi 13,8 giga, chiaramente hanno bisogno sotto di porte Ethernet di un certo tipo e chiaramente devono essere supportati da degli switch che abbiano delle porte a 2 giga e mezzo. Quindi gli apparati sono piuttosto importanti. Comunque sì, la risposta è sì, tutti gli apparati sono alimentabili via PoE. Poi abbiamo un'altra domanda. Vai, la connessione LAN? La connessione LAN? Sì. Deve essere a 10 gigabit per secondo? Beh, sì, il minimo sì, ma questo ormai vale per qualsiasi tipo di access point, se teniamo conto. La risposta banale è sì, per forza, assolutamente. Ma infatti con la risposta che ho dato prima, credo di aver dato risposta anche a questa seconda domanda. Quindi, innanzitutto, un giga funziona anche a 100 megabit, ma voglio dire, creiamo un collo di bottiglia, ma i dispositivi, quelli più grandi, hanno porte da 2 giga e mezzo, due porte. Perfetto. Un'altra domanda che sento, che vedo, è: per la parte Ethernet cosa consigliate come switch? Beh, se devo dire la mia, sicuramente Networks, anche perché con CineMatrix, quindi gestibili come abbiamo visto attraverso la stessa piattaforma, abbiamo anche degli switch con le porte 2 giga e mezzo. Quindi se devo dire ciò che io posso consigliare è sicuramente CineMatrix di Cambio Networks. Abbiamo un'altra domanda, che gli access point Xirrus sono supportati dai CAU? Sì, assolutamente sì, assolutamente sì. Sì, sì, li sto sperimentando personalmente con i CAU, sì, comunque ci sono tutti. Ottimo. A livello di resa e di copertura, possiamo compararli alla gamma CN Pilot? Ah, sì, assolutamente, come copertura assolutamente sì, la copertura, come sapete molto bene, è sempre un compromesso tra access point e client, quindi abbiamo a che fare con due radio, uno è l'access point, l'altro è il client. Se il client è, concedetemi, sordo, non è colpa dell'access point se non ha copertura, però diciamo che in ambienti tipici, che siano uffici eccetera, conviene sempre non far allontanare un client più di una 25-30 metri dall'access point. Il client deve assolutamente trovare un altro access point. Ultima domanda che vedo visualizzata in questo momento, Luca, è come l'access point gestisce i client su una singola radio indipendentemente dal numero di radio, load balancing? No, su una singola radio non è possibile fare load balancing. Quello che si può fare sulla singola radio è definire, allora, a meno che sulla singola radio i client diciamo autenticandosi, quindi facendo parte di un profilo, l'esempio classico è creo un gli ospiti, che si fa più fretta da spiegare, quindi io creo un captive portal, lo associo a un SSD su quella radio, ok, tutti i client che accederanno, gli ospiti, attraverso quell'SSD, siccome io avrò dato un profilo a questi client, perché io posso non so, creare dei profili dove c'è un client, chiamiamolo così per comodità, un silver, un gold e un platinum, ok? Quindi questi client, a seconda dell'associazione, accederanno alla singola radio con una larghezza, con una disponibilità di banda che fa parte del profilo di accesso. Okay. Ma altrimenti la singola radio non può fare load balancing da sola. Cioè, se la domanda era questa, un access point singolo con su una singola radio non fa load balancing da nessuna parte, se la domanda è corretta. Sì, può essere anche la posta. Farti qualche domanda di approfondimento, insomma, perché va bene, meglio, sì sì. Ultima domanda, mi chiedono la fascia di prezzo della serie Xirrus.
Allora, guardate, cioè se vedete ancora le mie slide, immagino di sì, là in alto è in dollari ed è un prezzo di listino questo qua, quindi prezzo di listino, diciamo, utente finale, va trasformato un po' in euro e questa è la fascia, quindi un X2 120, come vedete, poco meno di insomma, sono 400 e qualche euro, ecco, 670 euro per il 230, una roba di questo genere. Poi chiaramente ci sono le politiche di sconto, ci sono le deal registration, quindi per questo sentiamoci, questi sono prezzi di listino. Poi come sempre con Cambium c'è, chiaramente si lavora per partnership, quindi si diventa partner, c'è la possibilità di accedere alle deal registration e quindi ottenere degli sconti proprio per partnership. Quindi ci sono degli sconti standard a seconda dell'appartenenza, okay, di partnership, quindi con Connect Plus sono due livelli. E poi, essendo partner, c'è la possibilità di registrare i progetti, avere protezione e avere, quindi in questo caso, un ulteriore sconto da aggiungere allo sconto standard che si ha essendo dei partner. Quindi, al di là del prezzo di listino che vediamo, beh, ci sono degli sconti molto interessanti lavorando con Cambium barra Icon, ecco. Però l'idea già c'è. Per qualsiasi altro approfondimento a livello di prezzistica, confronto anche con la serie CN Pilot, Icon oppure direttamente Luca e vedere fondamenti del caso, ovviamente. Nei prossimi giorni aggiungo che il materiale relativo al webinar. Con questo direi che chiudiamo, vi salutiamo, vi auguriamo una buona serata e alla prossima. Grazie mille a tutti.